Ma è infame sta cosa, credi? È ma io ho colto il momento di silenzio, si vede che tu... E io subito... No, è infame proprio, perché mentre sta, io sta concentrata a sentire... E bella buona già fu scemo. Credi, quella è la cosa che mi mette in imbarazzo. Ti riesce bene. Lo so. Meglio di Birilli. Ma tu guarda una cosa, Ma perché sempre si trasuda io? Sono infame proprio. Perché vorrei sfocare, ma io parlo di calcio, capite? E invece, vabbè, non devo dire. Di calcio? No, non voglio inventare qualcosa di calcio per morire via. No, non ne ho caso, lasciamo stare. Invece spero che i tempi si aggiustino perché... Applauso, perché a Birillo avete fatto un gran casino. Angelo, no. Grande Angelo! Non lo devono fare perché loro sanno che gli applausi devono venire spontanei, non gli applausi a fa burdello, perché sennò mi sentono scemo. Siccome non voglio sentire scemo, voi state tranquilli, non è il caso che sbattite in mano, state tranquilli. Grande. Certo, va a finire. No, dico, si sta avvicinando l'estate e voi che non... Ma va, che? Ma faccio pure io scemo a cominciare a luccare, no? Allora. Sei un grande angelo. Sei tutti noi che fa così. Sembra Petrolini. Ma perché mi rompete i coglioni? Ma che volete? Fatta una certura, vai. Allora, io volessi parlare dell'estate. Parliamo, allontaniamoci da questo calcio che... parliamo dell'estate, finalmente. Sta per arrivare la primavera che si... è arrivato oggi. No, stanotte. Non so, ci vuole, ne aspettiamo. Stiamo aspettando. Che arriva questa benedetta estate? Noi ci conosciamo bene, noi campani, quando arriva l'estate si parte per andare in vacanza, dicono quelli per bene, quelli a nord, noi ci chiamiamo villeggiatura. Guarda quanto è bello. Già stiamo partendo quando ci chiamiamo villeggiatura. No, e si va in villeggiatura, si fa anche questa partenza intelligente, che io non ho mai capito perché la chiamano intelligente, e tramati. Per quale motivo state chiamando intelligente? Tre mattine sembriamo zombie, camminiamo per dentro a casa, non ci riconosciamo, gente che dice vicinami, dice signore, ma chi siete? Dice no, tua moglie. Ci organizziamo la mattina pronti per partire, ci portiamo tutto, perché noi napoletani in modo particolare, a noi ci piace partire con semplicità, non c'è da mancare niente. Ci organizziamo, ci portiamo di tutto. I bambini sveglissimi, e mentre tu scinna roba le mogli che fanno una cazzimma allucinante, fanno la regia, a come ci ha fatto da sopra al balcone mentre tu stai caricando la macchina, la mia borsa all'ultimo, e perché? Ci sono i miei vestiti, si sgualciscono, e perché io tengo i pezzi nella valigia, non che le mogli, i bambini che scendono insieme a te, i bambini qua stamattina giù con pallone a bascia, no, che tu dici questo di una cocaina, non sono normale, e noi che siamo buoni perché non ci hanno mancato niente, guardate, poi ci stanno quelli là fissati, tu stai partendo per la villeggiatura, stai andando in vacanza, ti dovresti rilassare, la prima cosa che fanno vicino ai mogli, Anna Maria che dice, porta la pomata per l'allergia. Ma perché ti allergia? No, ma non si può mai sapere, si ha piglia. E non ti si c'ha, solo tu ti si c'ha. E poi una cosa che non deve mancare, perché posso portare pure a busto che medicinale, come se quando tu vai in vacanza non ci sono le farmacie. Si portano tutti i medicinali, ma una cosa che non deve mancare, che è l'aulin. Io mi chiedo che resta aulin, la droga dei poveri. Sparano a uno, racciano aulin. Viene il riebbe dell'aulin. Io ho visto uno che in domitore, la macchina non andava bene, ci ha messo una bustina da un lino. Ha detto, ora che va meglio. Poi siccome siamo buoni, siccome siamo carnali, noi quando partiamo, ci portiamo pure a nonna. Noi facciamo un'infamità sta vecchia che voi non avete idea. La picciarella che barra un menno e noi la pigliamo a fare, crano, ma ce ne amo. Che poi mi piace quando la nipotina dice, nonno ti ho portato pure il cuscino, così durante il viaggio... dormi in da panda e a Roma lo cuscino che io pallone lo vogliono boom a dormire, che poi noi andiamo i posti più vicini quali sono da secoli, noi napoletani ci piace andare in Calabria, si parte a 3 a mattina e si arriva a Mezzogiorno, è come si sta a Germania,
un viaggio che non finisce mai. E si parte in comitiva, mica solo noi, cugini, cognati, affini, una carovana di macchine, la più fedente, la più scadente, la macchina più vecchia è il capogruppo, in modo tale che se si rompe, noi stiamo a redo prima. Questo non fa manco 10 km sull'autostrada, per chiuso, perché non vuole spendere soldi con telefoni. Mette la capa fuori, fuori, si fa, ah, già fa benzina! Chi la rete, che tanta fa benzina! Oh, sapete tutto l'autostrada che fa benzina! Fa altri 10 km, lo mirate, ah, già fa benzina! Ah, come, perché ogni 10 km fai a benzina? Se può mai sapere, la macchina è vecchia, si rompe, a me ne sparagno pieno. E non partire allora, se non tiene i soldi. Che poi si arriva alle 10 del mattino, si arriva come gli zombie, se scende in macchina, questa povera picchiarella che scende e fa, ma non, una tavola di tedesco, no, ah no, ah no, stiamo in vacanza. Si arriva in questa casa, ora la prima cosa che dovrebbe fare una famiglia normale, che arriva in una casa, che è arrivata in casa di villeggiatura, che fa? Se va a riposare? No, appena arrivano le mogli per dire, fa, ma che vai a dormire? Oh, noi ci siamo fatti 20 ore di viaggio. Mi vuoi far perdere il primo giorno di mare? Perdere! E perché non me l'hai detto, facciamo la cara con cocco? Ma noi da uomini, da mascoli, ci facciamo rispettare! E chiamo a mare! No, e chiamo a mare! Io ho visto persone che si sono addormute in dall'acqua, i figli e salvavano! Poi si arriva alla mattina e concludo, si scende a mare, perché noi siamo famiglie semplici, scendiamo a mare presto, a mezzogiorno. Scendiamo, tutto maltrattato, ma non proprio i vestiti, proprio la pelle. Perché noi fittiamo una casa per quattro nuclei familiari, quattro persone, e arriviamo 20 noi. Gente che dorme in da vasche e bagni, gente che dorme direttamente in coppo cesso, andata a manca fa la fila. Si arriva su questa spiaggia e sembra un corteo, sai quelli là proprio, i cattolici che scendono, che braccia che e portano un ruoto furn a mezzogiorno sulla spiaggia, puparuolo imbottonato, pasta al forno, cose leggere, estive. Da si qualcuno dice, ma mangiate a mia zona, e mangiamo, facciamo colazione. Poi tre ci facciamo con me santolato. Buone vacanze, buone vacanze. Angelo! Lo spero, lo spero. Grazie, grazie ad Angelo.